Buonasera a voi telespettatori di RL TV e bentornati ad un nuovo appuntamento di Pomeriggio con TV 2.0, il nostro contenitore preserale che vi tiene compagnia tutti i giorni della settimana e che oggi siamo arrivati praticamente a giovedì, torna ad avere come protagonista il mondo dell'editoria, che è diventato davvero un appuntamento fisso per quanto riguarda il giovedì pomeriggio. Ogni settimana vi facciamo conoscere una nuova uscita letteraria, vi raccontiamo tutti i dettagli e ovviamente vi facciamo anche conoscere gli artefici del libro in questione. Ovviamente in questo spazio non sono sola, non a caso ho parlato al plurale perché ormai la mia compagna di viaggio del giovedì, una presenza fissa e insostituibile di questo spazio, do subito il benvenuto a Cristina Lattaro, buon pomeriggio. Grazie Sonia, non riuscirò mai a ringraziarti abbastanza per queste due presentazioni che fai, sempre anche un po' diverse, io non lo so. È il minimo Cristina, è il minimo, perché insomma tu ogni settimana ci fai conoscere non solo una nuova uscita letteraria, ma ci porti proprio all'interno di un universo parallelo. Abbiamo attraversato tanti generi letterari, ma anche tanti mondi diversi, perché, e questo è un po' il messaggio che vogliamo far passare, leggere un libro non significa soltanto acquisire delle conoscenze, ma proprio far parte di un altro mondo e in qualche modo viaggiare con la fantasia nello spazio, nel tempo, è quello che vogliamo cercare di fare, no? E mai come oggi, insomma. Mai come oggi, è vero. Oggi non solo vi porteremo a conoscere una nuova realtà, ma addirittura parleremo di realtà parallele, di mondi che si incontrano, quasi di due realtà che si sovrappongono l'una all'altra. Quindi un gioco di ruoli, un gioco di vero e verosimile che insomma vi appassionerà. A noi è piaciuto molto questo libro e vogliamo portarlo alla vostra attenzione, ma come sempre lascio a te l'onore di presentarlo. Grazie Sonia, si tratta di Il tuo posto nel mondo di Erika Favaro, della Casini Editore. Come si può vedere, ecco, c'è questa finestra aperta in un cielo all'interno di una stanza un po' uggiosa. È un libro, un fantasy, possiamo dire così, sebbene un fantasy a metà, grazie. Infatti c'è una storia in una storia, quindi c'è una storia reale e una storia invece che è ambientata in una realtà virtuale, sebbene con il passare del tempo, diciamo così, che questo concetto di realtà virtuale poi potrebbe sempre più, diciamo, essere sfuggente, no? Nel senso che oggi come oggi è una locuzione, ossimoro, come si dice, questa unione di due termini che sono in contraddizione, però con l'evolversi della tecnologia magari potremmo veramente essere risucchiati all'interno di un PC, no? Così certo. Come ecco in questo caso. Speriamo di no in realtà, perché oddio, ben vengano le nuove tecnologie, i supporti digitali e tutto quello che può aiutarci ad essere connessi, ad essere interattivi, a raggiungere più velocemente quante più persone e informazioni possibili, ma addirittura essere risucchiati da un computer, io onestamente non me lo auguro, non so i nostri telespettatori, però ci sono anche tanti film, no? Che hanno trattato l'argomento, uno li segue un pochettino, insomma, se vi piacerebbe, se poi uno magari può tornare indietro. Ecco, in quel caso sì, se c'è poi un ritorno alla realtà, allora sì. Potremmo anche starci. E quindi qui che cosa abbiamo? Abbiamo due protagoniste che poi sono la stessa protagonista. Abbiamo Emma che vive nella realtà vera, diciamo così, e vive a Venezia. E lo fa con una vita anche piuttosto caotica, perché lei fa parte di un'agenzia che si occupa di eventi, quindi organizza eventi per personaggi, per VIP famosi, e quando questi personaggi immancabilmente si mettono nei guai interviene lei, quindi è una persona anche molto decisa e energetica, diciamo così. Dopodiché lei però inizia a giocare di un gioco a PC, appunto, come stavamo dicendo, il gioco che io non sono proprio appassionatissima, World of Warcraft. Sì. Poi ce lo dice bene Erika, magari, se interviene. E inizia, ecco, crea un personaggio, crea questa troll, quindi questa donna guerriera, diciamo così, e la fa muovere in un ambiente del tutto diverso, perché mentre Emma si muove in una Venezia meravigliosa, come descritta, diciamo, da Erika, piacerebbe proprio, diciamo, trovarti
posti in questa città e poi soprattutto le varie situazioni che vengono ad essere generate sono proprio, sembrano proprio veneziane, quindi praticamente c'è un grande impatto anche della città. E la sua troll si muove invece in un ambiente, in un contesto diverso, quindi in un ambiente caratterizzato dalla natura, da questi grossi, grandi spazi, e lei ha un arco, ha un animale che la segue, quindi è tutto un altro contesto. E la cosa simpatica è che da una parte quindi abbiamo Emma con i suoi uomini, quindi c'è Manuel, c'è Matteo e c'è Noah, e l'altra invece ha orchi e elfi, e quindi praticamente abbiamo questi due contesti che si intrecciano e che sono uniti soltanto nella prima parte del libro, poi le due storie vanno separatamente, poi magari aggiungiamo anche, se c'è tempo, anche qualche parola. Io però vorrei leggere la quarta di copertina. Ovviamente sì, ci introduce sempre all'interno di quello che è il succo della storia, questione. Quindi assolutamente sì. Allora, Emma salva le persone, ma non è un medico né un pompiere, no. Emma fa l'agente personale e aiuta le persone che hanno difficoltà a gestire vita pubblica e privata. Neppure a dirlo, lavora con personaggi molto in vista. Bagheera è una cacciatrice, ma non gira con fucile e pistole, no. Bagheera gira con l'arco, con l'animale da compagnia, e mantiene in equilibrio gli elementi della natura. Bagheera è una troll, vive in un mondo fantastico. C'è un piccolo particolare, però il suo mondo è fatto di pixel. Quindi assistiamo, come abbiamo detto, a un romanzo nel romanzo, quindi seguiamo in modo parallelo e dopo distaccate le avventure di Emma, quindi con la sua vita, abbiamo detto, caotica, che richiede sempre un intervento, una certa lucidità, anche pervasa da una certa quantità di ironia che non fa male, e l'altra parte invece, ecco, il mondo fantastico, l'avatar, diciamo così, certo. di questa guerriera che combatte e che lotta. Il tutto, devo dire, posso anticipare, con uno stile molto fluido, quindi il libro si legge molto bene e anche lo stacco è gestito benissimo, diciamo così, quindi tu ti immergi completamente nella vita di Emma e poi ti immergi completamente nella vita, diciamo così, fantasy della troll. È vero, poi questo stile così fluido e liscio al quale facevi riferimento è un punto di forza importante del libro, che consente anche di dire, Cristina, credo con la massima tranquillità, che è un libro per tutti, certo. Adatto anche ai ragazzi, anzi forse gli adolescenti che hanno più padronanza anche di videogiochi, sì, personaggi fantastici e del fantasy, perché insomma no. Sappiamo che è un genere molto amato dai più giovani. Possono sicuramente apprezzare questo libro con assoluta tranquillità. Esatto, questo è giustissimo, perché appunto c'è anche questo riferimento a personaggi, a situazioni, a giochi, che è anche, diciamo, materia dei più giovani. Tuttavia non manca pure una certa vena introspettiva, diciamo così. Erika è molto brava nel tratteggiare la psicologia, soprattutto di Emma, e quindi la sua vita, i suoi amori, le sue amicizie, ma anche la capacità che lei ha di mettere in discussione anche se stessa, sono una buona componente, ecco, del tessuto narrativo del romanzo. Quindi sì, c'è il fantasy, sì, ci sono quindi tante situazioni immaginarie, però c'è anche la capacità, diciamo, di far calare il lettore, soprattutto in Emma, perché ne fa rivivere le contraddizioni, una donna che si mette comunque sempre anche in discussione nei suoi limiti, certo. Insomma così. Quindi ci sono molte sfaccettature interessanti all'interno del romanzo. Quindi non è una caratterizzazione approssimativa, ma molto ben definita dei personaggi, che sicuramente consente di rendere il romanzo anche più realistico in un certo qual modo, no? E quindi di non essere troppo arginato a quella che può essere una componente ludica piuttosto che, no, avventurosa, ma c'è anche molto dei personaggi, e quindi si riesce anche a seguire con più attenzione sotto questo punto di vista. Il bello è che già fin dalle prime pagine Erika praticamente catapulta proprio nell'azione. Se possibile io leggerei, sì, approfitto della tua buona predisposizione, perché le prime pagine ti prendono tantissimo, quindi è un incipit veramente particolare. Sì. Ore 3:14, Emma, la voce dello sconosciuto che mi resuscita dall'aldilà non è esattamente un bel sentire. Una, nel dormiveglia delle 3:15, può anche sperare di meglio, insomma. Emma, parlo con Emma? Ho paura a dire di sì, il suono della mia voce è metallico a tutte le ore, figuriamoci nel cuore della notte. Poi invece faccio un sospiro e dico, sì, sono Emma, come posso aiutarti? Un secondo di silenzio, durante il quale alzo la testa dal cuscino. Sono in prigione. Ora, io so che la reazione di una persona minimamente normale sarebbe un po' diversa da quella che ho avuto io. Si può tranquillamente affermare che una reazione normale potrebbe essere, ma tu chi? Stracazzo sei? Oppure un più lieve, a me che me ne fotte? O anche eventualmente, se uno è di buon umore, un, oh mio Dio, caro sconosciuto, che ti è successo? Ma stiamo parlando di me, quindi quello che mi è uscito dalle labbra è stato un pacifico,
Ok, sai il nome del carcere, dimmi dove ti trovi esattamente. Una risposta che potrebbe essere utile, anche se esatta solo in parte, per capire perché io chieda al notturno sconosciuto dove si trovi, invece di augurargli di ritrovarsi con oggetti impropri infilati nei vari orifizi del suo sconosciuto corpo, che potrebbe essere primo soccorso. Il primo soccorso e il pronto soccorso, per essere precisi. Tutti gli esseri umani dovrebbero fare un corso di primo soccorso e di aiuto, di enorme aiuto. Quei corsi ti mettono addosso una sensazione di sicurezza, di totale controllo sulle priorità e di calma assoluta nelle emergenze. Quindi, come si vede, è un incipit molto brioso, molto frizzante. Tra parentesi, c'è qualche parolaccia, diciamo così, però ci Sì. sta bene, diciamo, non è detta con cattiveria, quindi rende giustamente un po' più dinamica la situazione e anche un po' più realistica, soprattutto nella parte di Emma, e forse crea anche lo stacco col mondo fantasy anche un po' più, diciamo, netto, Certo, insomma. certo. Poi magari approfondiamo anche questo aspetto con Erika che mi dicono dalla regia dovrebbe già essere in collegamento con noi. Eccola qua, la vediamo anche. Ah, Buon ok. pomeriggio Erika e grazie per Ciao essere in Erika. diretta con noi. Ti chiedo, ti do del tu innanzitutto perché insomma sei giovanissima. Ti chiedo Grazie. subito una cosa, onde evitare di fare errori, perché io e Cristina abbiamo entrambe anche questa cosa in comune, un problema con gli accenti e con i cognomi. Toglici dall'impaccio, è Favaro o Favaro? Così non sbagliamo. Si dice Favaro. Favaro, Io come l'ho perfetto. Tu hai detto? detto Favaro Ecco, e perché io poi avevo detto all'inizio ho detto Favaro, quindi meno male, insomma, che abbiamo risolto questo dilemma che sembra di poco conto, ma altrimenti avrei rischiato di storpiare il tuo cognome per tutta la puntata, quindi ci siamo subito tolti questo pensiero. dubbio. Allora, innanzitutto ti dicevo grazie per essere Ma in grazie a voi. nostra compagnia. Noi abbiamo iniziato a raccontare qualcosa di questo tuo libro. Abbiamo detto che innanzitutto ci è piaciuto molto, ma insomma, questo è abbastanza tra virgolette scontato perché è una lettura davvero piacevole che scorre veramente con facilità e questo è il primo complimento che mi sento di farti. Venendo un po' a parlare di te, raccontaci qualcosa di te, come è nata questa velleità di scrittrice, come hai messo a frutto questa tua capacità, perché è indubbio che tu abbia una capacità di scrittura davvero evidente. L'abbiamo persa. Ci senti? Ci Ecco senti, Erika? Ecco Adesso ti sento, qua. non ci crederai, è partito il collegamento, sì, quando mi hai fatto la domanda. Ci crediamo, abbiamo visto Perfetto, il tuo viso. ricomincio da capo allora. Grazie. Ma figurati, ti chiedevo insomma, come, di raccontarci qualcosa di te, di come hai iniziato a scrivere, da dove è arrivata questa velleità di scrittura che dicevo è assolutamente evidente. Ho scritto da sempre, sin da quando ho iniziato a tenere la penna in mano, tutto quello che ho fatto è stato scrivere o leggere nell'eventualità, quindi diari, piuttosto che, ma anche le liste della spesa, ci mettevo quel figlio di mettermi a viaggiare in Tutto, tutto, tutto. tutto, tutto, finché sono arrivata poi a mettermi un pochino più in gioco, a scrivere nei blog, quindi in internet. Questo è stato un po' il processo, ecco. Ho capito. Quindi, insomma, sin dall'inizio la tua velleità di scrittrice, dalla lista della spesa, le cose più auliche, diciamo, è sempre stata presente. A proposito di questo, invece, venendo al libro in questione, c'è una storia molto particolare per la gestazione del tuo posto nel mondo, perché i nostri telespettatori non lo sanno, ma nasce veramente in maniera diversa rispetto a quanto succede a tutti gli autori esordienti. Puoi raccontarcelo? Beh, è un sogno in realtà, oltre che nascere a rovescio, è proprio una cosa impensabile, ovvero appunto perché avevo il blog, un giorno si è affacciato il titolare del Tempo di Casini Editore e gli era piaciuto tantissimo questo post che io ho scritto e gli è piaciuto così tanto da inviarmi una mail in cui mi diceva andiamo a finalizzare una proposta, vediamo che succede.
Ed è stato così incredibile che appunto io, come prima risposta, ho risposto male. Gli ho detto se mi avrebbe chiesto dei soldi, Certo. se era una proposta di qualche tipo a queste copie. Non potevo crederci, sono stato bellissimo. E invece poi addirittura questa proposta si è concretizzata appunto in questo libro che noi oggi abbiamo la fortuna di leggere e di commentare peraltro insieme a te. Un libro, dicevamo, in cui si alternano due realtà parallele che corrono di pari passo, ma anche i giochi di ruolo che hanno veramente un punto fondamentale all'interno della storia. Che cosa rappresentano per te i giochi di ruolo e perché, insomma, hai deciso di dare così tanto spazio a questo tipo insomma, di caratterizzazione all'interno del libro? Beh, diciamo che mi è piaciuto tantissimo scoprire quel gioco in particolare. È stato il primo e l'unico con cui sono andata a giocare in realtà, perché probabilmente era fatto particolarmente bene a livello di grafica o comunque come missioni. Evidentemente erano missioni con cui riuscivo a giocare facilmente, perché poi se lo trovo difficile mi stufo. E creare i due personaggi è un po' il passaggio del scrivi di quello che sai. In realtà ho cercato di trattare due romanzi, due persone diverse e insomma il risultato è evidente, nonostante ci siano degli incroci a un certo punto, all'inizio, a metà, alla fine, comunque resta che sono due romanzi suddivisi. Spesso quando mi viene detto ma hai scritto un fantasy, un pochino io ci rifletto perché dico in realtà non è così fantasy, è che stavo giocando a quel gioco in quel periodo, quindi di fatto per me in quel momento si trattava di realtà. Poi Certo. chiaro, i giochi di ruolo li trovo belli, sono di sviluppo spesso, di ausilio anche alla fantasia, all'immersione, Certo, no, una no? bella, mi piace questa Che definizione per lei era che. comunque realtà, perché Sì. anche se era un gioco, lei lo stava giocando, Certo, e giustamente, vivendo, un gioco di ovviamente. specchi. È stato difficile gestire all'interno del romanzo queste due realtà, la realtà per eccellenza è quella cosiddetta virtuale. Ma diciamo che è stato difficile perché sapevo già che avrei dovuto far comprendere a persone che non hanno mai giocato a quel gioco cosa diavolo stava facendo Bagheera. Questa è stata la cosa più complessa. Poi per le missioni, gli scenari, così come l'abbigliamento, la forma del protagonista, beh, in quel caso no, perché comunque era una cosa che vedevo, potevo trascrivere. Però trasmettere al lettore cosa sta facendo, lì probabilmente sì, ci ho messo un attimo di più, ecco. Certo, venendo un po' a quello che è diciamo, il fulcro del romanzo, oltre a queste due realtà che si incrociano e che si susseguono l'una e l'altra, c'è anche un'altra protagonista fondamentale che davvero è un po' il leitmotiv del romanzo e che insomma non è assolutamente uno sfondo. Stiamo parlando ovviamente di Venezia. È evidente quanto sia forte il legame con la tua città. Come è stato ambientare proprio la storia a Venezia? Ma già mi dite Venezia, io sorrido. La dice Sì. lunga. Sì, assolutamente. E poi anche tornando al fatto, io ho un po' la tendenza o un limite a scrivere quello che vedo, no? E sono comunque innamorata del posto a priori e spesso mi chiedo, ma se fossi nata in un luogo diverso sarebbe stato uguale, come sarei stata? Cioè, Venezia è fenomenale. Anche lei è limitata, ovviamente, una città parecchio immaginate di dover portare a casa la borsa della spesa tutte le sere. Ogni posto è raggiungibile in 20 minuti, però è anche vero che al contrario tu impieghi 20 minuti comunque per andare
in qualsiasi posto, quindi è rovesciata, però è bellissima, è un'atmosfera, un luogo a parte, Beh, non a caso è è una delle città inspiegabile. più belle e romantiche del mondo. Chi di noi, Sì. chi non c'è stato, desidera andarci, no? Questo la dice lunga su quanto. Vieti comunque c'ha un nome storico che è Venezia d'acqua Sì, dolce, diciamo, posso diciamo che permettere. non abbiamo neanche un palmo dello charme di Venezia, questo mi sento di dirlo, Dio. La mia città mi piace, ma non ne sono insomma, innamorata quanto si Venezia, possa essere innamorati di vabbè. Venezia. Quindi posso condividere assolutamente il tuo pensiero, Cristina, ma insomma, Venezia è tutta È un'altra quella lì, cosa. Per va chi c'è bene. stato, io ne conservo un ricordo bellissimo. Non so se tu l'hai Sì, sono visitata. andata un paio di volte, abbiamo perso un paio di cappelli in acqua sul traghetto, Ecco. sempre, costantemente, però beh, comunque, insomma, un pegno che si può pagare tranquillamente. Ecco, quindi possiamo dire che sicuramente è una fonte di ispirazione importante per te. Assolutamente sì, certo, assolutamente. Non riesco ancora ad ambientare cose in altri luoghi. La seconda cosa che ho scritto è comunque a Venezia. Non riesco a staccare. Assolutamente. È un limite. Ecco, al di là di quella che è la tua città, questo forte riferimento, quali sono invece. E se ci sono degli autori dai quali sei stata influenzata, o se c'è comunque qualche libro, qualche autore che ti è stato di ispirazione? Diciamo, come ho detto, oltre a scrivere tanto, leggo anche tantissimo. Non sono la lettrice più forte in assoluto, ma comunque leggere mi piace, anche questa è una passione irrinunciabile. Durante la stesura di quel libro in particolare ho letto tantissimo Roth, così come ho letto Richler, e ricordo che comunque al tempo l'editore mi ha detto: ma tieni al fianco un libro, magari un libro vecchio anche da sfogliare ogni tanto. E io al tempo mi ero messa Piccole donne, che è comunque sì, è uno dei libri da cui si comincia un Sì. pochino tutti, insomma, l'età è quella. E diciamo che Roth è uno dei miei favoriti, così come McCarthy, per forza David Foster Wallace, questi sono i miei, ecco. Quindi un Beh, un bel bel repertorio. repertorio, un bel panorama. Tornando a Piccole Donne, sai che è un riferimento letterario che torna molto spesso, ne abbiamo avuto più volte la testimonianza di quanto sia una sorta di libro di partenza, ma che poi comunque torna sempre nella vita di chi decide di fare questo mestiere, se così si può chiamare, no, Cristina? Sì, beh, Eh è sì, un si libro parte da lì. bellissimo, si parte da lì, esatto. Sì. Senti, un'altra domanda che mi sento di farti è un po' una nostra crociata, Cristina. Ah, Veniamo certo. al nostro appuntamento fisso. Devi sapere che io e Cristina abbiamo intrapreso una vera e propria crociata in questo nostro spazio che portiamo avanti di settimana in settimana. Tu hai fatto riferimento a questa cosa all'inizio della nostra intervista, quando ci hai raccontato come sei riuscita a scrivere il tuo libro, hai detto quando sono stata contattata credevo che mi chiedessero dei soldi in cambio. Bene, la nostra crociata è proprio questa, noi ci stiamo battendo per cercare in qualche modo di arginare il fenomeno triste dell'editoria a pagamento, un fenomeno che a quanto pare non conosce sosta né confini, però noi ci proviamo nel nostro Nostro piccolo. piccolo a mettere in qualche modo in guardia gli aspiranti scrittori da questo tipo di realtà parallela. Qual è il tuo pensiero a questo riguardo? Sono assolutamente d'accordo e vabbè, i motivi saranno sempre i soliti. La cosa numero uno è che se vuoi far leggere un libro ai tuoi amici, ai tuoi parenti, a persone a cui credi che piaccia, te lo puoi stampare comodamente in qualsiasi tipografia e paghi per quello che ottieni, ed è la prima cosa. La seconda cosa è che se hai ambizioni magari di farti pubblicare da un editore e l'editore viene a sapere che in passato hai avuto collaborazioni a pagamento, diventa già tutto un pochino più Vero. difficile. La terza cosa, e non è un ordine vero, è un ordine casuale assolutamente, è che comunque nel momento in cui un
un editore o una persona che si spaccia per editore decide di non investire in te e di chiederti anzi dei soldi, c'è cioè di sicuro qualcosa che... È come se io andassi a lavorare la mattina e dessi dei soldi al mio capo. Non funziona così, deve funzionare a rovescio. Io scrivo qualcosa, a te piace, tu me la pubblichi e investi. Non c'è altro modo, ecco. Questo è quello Perfetto, che penso. bene, ci fa molto piacere Sì. conoscere il tuo punto di vista perché, come ti dicevo poc'anzi, è un po' una nostra mission questa, quella di cercare non solo di diffondere la voce, Sensibilizzare. ma poi quando troviamo chi sposa il nostro progetto, devo dire che non ce n'è stato uno che non abbia appoggiato questo nostro punto di vista, ci fa ancora più piacere. Bene, Erika, visto che siamo arrivati alla fine della nostra intervista, quali sono i progetti per il futuro? Cosa bolle in pentola? Ho una bella notizia, ovvero il secondo romanzo è stato preso da un grande editore. Bene. Complimenti. Sì, mi trema già la voce come per Venezia, è Edizioni PM. Ah, No, caspita. non posso dare dettagli sul titolo al momento, non ho ancora una copertina, però insomma sarà la mia prossima uscita, sono molto 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 felice. Ne hai tutti i E... motivi. Sì, e chiaramente poi sì, sto ancora scrivendo, però insomma al momento mi sto coccolando questo embrione con PM. Lo fai molto vedo. bene a farlo perché insomma Coccola, coccola. è un bellissimo risultato e la tua emozione è arrivata anche qui nei nostri studi. Tramite Skype siamo riusciti a percepirla, ne hai assolutamente tutti i motivi, no, Cristina? Certamente. Allora, noi ti facciamo un enorme in bocca al lupo per questa nuova Grazie. fatica letteraria e non appena uscirà, questa è una promessa, ti In rivolgiamo PM. nuovamente nostra ospite, così ce ne Grazie. parlerai in maniera diffusa. Grazie ancora Erika per essere stata in nostra compagnia, ancora in bocca al lupo per tutto. Grazie mille, grappillupo. Grazie davvero, Ciao, ciao. ciao. E allora, grazie a Erika Favaro per averci raccontato nel dettaglio tutto quello che c'è dietro questa sua fatica letteraria, importante anche quest'anteprima che ci ha dato Cristina, un bel traguardo, Sì, immagino, no? accidenti, Riuscire ad avere come un no. appoggio di questa entità non è cosa da poco. Del resto, diciamo, il suo romanzo è anche originale, no? E secondo me, per quello che è il mio modesto parere, l'originalità vince sempre, insomma, no? Quando hai Certo. qualcosa di nuovo. E io presumo, immagino, conoscendo Erika, che il suo scritto sicuramente brillerà, ecco, anche per il contenuto originale, oltretutto che, come abbiamo detto, diciamo, scrive anche molto bene, insomma. Però Certo, secondo me l'originalità è la prima cosa, non dire sempre le stesse cose, insomma. assolutamente. E anche noi non diremo le stesse cose nel resto della nostra puntata perché nella seconda parte di Pomeriggio con TV 2.0 ci sarà un'altra realtà perché ormai abbiamo preso questa abitudine di farvi conoscere sempre due mondi paralleli che si affacciano nella realtà dell'editoria. Quindi andiamo per qualche istante in pubblicità, torniamo tra pochissimo e continuiamo il nostro viaggio all'interno del mondo dell'editoria. Restate con noi. RL TV, sempre con voi. Ed eccoci di nuovo tornati in diretta, pronti per proseguire la nostra puntata speciale dedicata al mondo dell'editoria. Lo abbiamo detto prima della pubblicità insieme a Cristina, che ormai vi abbiamo abituato a vedere questo mondo da prospettive diverse. Abbiamo visto prima quella della scrittrice di Erika che ci ha raccontato tutto il dietro le quinte che c'è appunto per la realizzazione del libro. Adesso andiamo a conoscere un'altra realtà molto interessante. Lo dicevamo anche durante la pubblicità con Cristina che il mondo degli aspiranti scrittori, così come degli scrittori ormai Confermo. acclarati, utilizza il web ormai in maniera davvero agile e abitudinaria. Una bella abitudine è quella che sta nascendo sempre di più in questo periodo, che è quella dei forum e dei blog letterari, che stanno davvero diventando dei momenti di incontro, dei luoghi virtuali di incontro e di scambio di idee.
anche di conoscenza, no? Di arricchimento cognitivo per tutti gli scrittori o aspiranti tali. La realtà che noi vi andiamo a presentare è una realtà che in qualche modo ci lega a Erika Favaro, la nostra prima ospite, che è un'esperta conoscitrice di questo forum, un forum davvero molto molto interessante che già dal nome ci fa capire, sì, il nome è tutto un programma, assolutamente. Il forum si chiama Pesce Pirata, poi capiremo anche il perché e che cosa c'è dietro, e per scoprirne tutti i dettagli abbiamo un altro ospite che è in collegamento Skype con noi, Massimiliano Tosarelli, in gergo lo possiamo dire Bart Black, capitano di questo forum che vedo già in video. Buon pomeriggio Massimiliano e grazie per essere con noi. Ciao. Ciao Massimo. Allora, abbiamo dato qualche dettaglio di questo forum, però vorrei che tu ci raccontassi nel dettaglio chi è Massimiliano Tosarelli e questo pseudonimo Black Bart, che davvero è, solo al pronunciarlo già ci dà tutta l'idea di quanto sia esilarante. Allora, io sono un quarantenne a cui piace ancora divertirsi, che però gli piace anche fare le cose con tanto impegno e tanta passione. E abbiamo aperto questo forum un po' per gioco con Paola Mussinano, sì, che è una ragazza con cui collaboravo in un'altra realtà, e ci siamo trovati così bene che abbiamo detto: ma perché non facciamo qualcosa di nostro? E abbiamo pensato questa cosa del forum letterario, che in realtà non è proprio solo un forum classico, ma il forum è uno strumento che noi mettiamo a servizio del laboratorio di scrittura. È già 2 anni che siamo aperti, abbiamo più di 400 utenti e ci stiamo divertendo un sacco, stiamo facendo cose belle, insomma. Certo. Senti, perché di questo nome, questo pesce pirata che dicevamo, insomma, è un nome già divertente solo a pronunciarlo, come ti è venuta questa idea? Allora, innanzitutto non ci piaceva trovare un nome legato alla letteratura, volevamo qualcosa che si ricordasse. E con Paola, quando ne parlavamo, cercavamo un nome che avesse proprio un bel suono, quindi ci piaceva la doppia P. Avevamo pensato a pesce palla o a qualcosa di simile, abbiamo fatto un elenco di nomi, alla fine è venuto fuori pesce pirata per caso e aveva un doppio senso: il pesce un po' perché gli scrittori sono silenziosi, non parlano molto, e quindi ci dava una bella idea, anche perché pensavamo agli scrittori come tanti pesciolini che sono innocui, ma se ti attaccano in branco possono essere molto pericolosi, o comunque l'unione fa la forza. E poi pirata ci è piaciuto perché comunque creava un'unione, un gruppo molto, molto unito, e è stato un po' un gioco che però diciamo che sta funzionando bene, ci si diverte. Ecco, dicevi, un gioco che sta funzionando bene, sono in tanti a seguirvi, a far parte appunto del vostro forum. Che tipo di rapporto instaura Pesce Pirata con i suoi utenti? Ma innanzitutto un rapporto molto soft e divertente, non c'è rigidità, anzi stiamo creando proprio delle amicizie. Con tanti ragazzi ci siamo anche visti al di fuori, anche con Erika sono andato a delle sue presentazioni, e quindi si è creato un bel gruppo. Si lavora molto seriamente quando si edita o si commenta un racconto, però sempre con un clima di divertimento, non c'è mai tensione, non c'è, ma raramente ci si arrabbia, quindi c'è un bel clima.
Ecco, questo è sicuramente un punto di forza. E si percepisce molto, già se apri la prima pagina del forum, inizi a leggere i post, subito si percepisce questo clima e questa atmosfera veramente particolare, amichevole e divertente, e anche, diciamo così, anche colta però, certo. Nonostante sia questa ironia di fondo. Certo. Hai parlato poc'anzi di Erika e del fatto che comunque sia legata a voi e al vostro progetto. So che peraltro lei ha collaborato in maniera fattiva alla prefazione di un libro sul cui titolo io costruirei una puntata, perché devo dire che è esilarante a dir poco. Il titolo è, lo voglio dire subito ai nostri telespettatori, Se nasce femmina la chiamo Belen. Dici un po' brevemente, insomma, di cosa si tratta e qual è stato il contributo di Erika. Allora, è un concorso con una modalità che abbiamo già usato per un altro concorso. Praticamente mettiamo delle chiavi, che sono delle parole o delle frasi, e chi partecipa deve usare queste chiavi, almeno quattro, per costruire un racconto a tema libero. E una di queste chiavi era Belen, ma c'erano altre cose in mezzo. E quindi sono venuti fuori dei racconti molto grotteschi, un po' surreali e molto divertenti. Devo dire che ha partecipato, per esempio, anche Gianluca Morosti, uno scrittore abbastanza quotato di Bologna, poi altri scrittori esordienti, ed è venuto talmente bene che un editore, la GRU di Padova, ci ha contattato ed è stato interessato a pubblicarla. E quindi dopo, quando la cosa è andata avanti, la prima persona a cui ho pensato per scrivere la prefazione è stata Erika, perché ha una scrittura formidabile, secondo me. E infatti gli ho detto, scrivi una prefazione lunga quanto ti pare, e ha scritto una prefazione che è più lunga dei racconti. Ecco, un racconto a sua volta. Ti ha preso in parola, quindi. Infatti è molto bella. E questa raccolta uscirà ad aprile, quindi si potrà acquistare nelle Feltrinelli, la presenteremo un po' in giro, è stata una grande soddisfazione. Certo. Bene, quindi un bel progetto praticamente dietro l'angolo. Quali sono gli altri progetti all'orizzonte, se c'è insomma qualche altra realtà alla quale state lavorando? Ma proprio il mese scorso abbiamo fondato l'associazione culturale, perché ci sembrava che il forum da solo non potesse reggere le attività che facevamo. E quindi abbiamo fatto l'associazione culturale e stiamo avviando un sistema per cui ci saranno delle valutazioni di testi e accompagneremo i testi migliori all'editore, tutto in forma gratuita. E quindi sì, vorremmo fare valutazioni sui testi in cui crediamo, mettere a disposizione degli editor. E sgrossare il testo e portarlo all'editore. Tra l'altro abbiamo già fatto degli accordi con due agenzie letterarie che ci affiancheranno nella ricerca dell'editore, quindi crediamo di dare un buon servizio agli utenti e tutto in forma gratuita, perché non lo vogliamo fare come business, ma secondo noi è una passione e speriamo adesso di trovare delle cose belle. Abbiamo anche già due romanzi a cui abbiamo iniziato a lavorare e basta, speriamo di vederli anche questi in libreria. Perché no? Sicuramente secondo me succederà, ci sono tutti i presupposti, devo dire un bel lavoro dietro le spalle, tanta serietà e questa ironia che sicuramente è un valore aggiunto. Mi permetto anche di sottolineare sulla prima pagina del sito, io sono rimasta subito colpita dai 3 metri sotto l'acqua, insomma è emblematica, mi è piaciuta tantissimo, infatti la commentavamo con Cristina, questa vignetta veramente esilarante. Ripeto, l'ironia secondo me ci sta sempre e non è assolutamente un modo per sminuire il valore, anzi, ripeto, è un valore aggiunto, quindi è sicuramente un merito che vi va riconosciuto, no Cristina?
Sì, l'ironia è un valore aggiunto, perché dietro l'ironia c'è l'intelligenza. C'è ecco, esatto, ottima osservazione. Senti, un'ultima domanda, poi ti lasciamo andare, anche perché stiamo per terminare il nostro tempo a disposizione. C'è una lettura, un libro, un autore che senti affine a te, che ti ha ispirato in particolar modo? Allora, se devo dire un autore, dico Simone Marzini, che è un nostro utente, che ha già pubblicato due romanzi e mi piace molto perché è una scrittura molto nuova, fresca e quindi è anche un amico per cui faccio il suo nome. Altrimenti mi piace Pennac, Mammaniti, Nicorbi. Quindi, insomma, buona compagnia, assolutamente. Simone, tra i grandi, possiamo dire. Tra i preferiti. Possiamo del dire così. Bene, Massimiliano, noi ti ringraziamo per essere stato in nostra compagnia. Magari ci ritroveremo presto, non appena riuscirete a dar corpo alla stampa ad un vostro progetto. Noi intanto ti facciamo un enorme in bocca al lupo, a te ovviamente e anche a Paola, che non abbiamo avuto il piacere di conoscere direttamente, ciurma. E a tutta la ciurma, esatto. Grazie davvero. Grazie mille, e chiunque voglia venire, noi siamo su pescepirata.it, è tutto gratuito. Vi aspettiamo. Grazie mille ancora. Grazie a te, ciao, grazie a te per essere stato con noi, grazie davvero. Ciao, ciao. Ciao. Cristina, anche oggi abbiamo fatto un viaggio virtuale veramente interessante. Come sempre devo dire grazie a te, che ogni settimana... E appena, dormite sempre. No, no, assolutamente. Sei tu che ogni settimana ci guidi e mi guidi alla scoperta di queste belle realtà, quindi grazie per essere stata anche quest'oggi in mia compagnia. Grazie a te per avermi invitato. È un piacere. Grazie a voi per averci seguito. Noi ci ritroveremo giovedì prossimo, come sempre a partire dalle 18:15 con Pomeriggio con TV 2.0 dedicato al mondo dell'editoria. Per quanto riguarda la prossima settimana, non saremo in onda come sempre lunedì e martedì in diretta, perché lunedì e martedì pomeriggio fino alla serata lo dedicheremo allo spoglio elettorale, lunedì per elezioni politiche, martedì per elezioni regionali, quindi RLTV seguirà in prima linea la lunga giornata dello spoglio elettorale, sia per lunedì che per martedì, ma torneremo come sempre in diretta mercoledì con il mondo della musica, quindi si tratterà di una breve pausa per poi tornare come sempre in diretta. Grazie quindi per averci seguito e buon proseguimento di serata con i nostri programmi. Arrivederci. Arrivederci.